Ciao a tutti ragazzi, sono la palla gigante, una giant ball. Oggi sono una giant ball, vabbè l'avete visto già dal video di prima. Video di oggi pomeriggio, siamo a due video oggi ragazzi, due video incredibili. Se vi siete persi il primo andatelo a vedere, è uscito alle 14, vi parlo di Barella, possibile strappo incredibile, glielo rubiamo all'Inter, vediamo. Andate a vedere il video. Da sondaggio parliamo di Florenzi. Che cosa è successo? Sapete le famose parole di Totti. Scusate, mi scaccolo nel frattempo. Intanto, prima di iniziare, seguitemi su Instagram perché lì ho fatto un post recentemente su Florenzi. Mi avete ucciso in 4500 e ha fatto anche un sacco di mi piace e commenti quel post lì. E sinceramente non era un post rivolto come se io fossi contro Florenzi, e io ho riportato le citazioni di Totti, le famose citazioni di conferenza stampa dove dice vedere qualche giocatore ridere mentre la Roma perde mi fa girare le palle, e io ho messo la foto di Florenzi che rideva dopo la partita contro la Lazio, però quella era una risata ironica post espulsione di Kolarov, quindi io ho sempre difeso Florenzi e lo sapete, quindi mi darebbe molto fastidio veder partire Florenzi, sinceramente, per di più darlo all'Inter mi darebbe ancora più fastidio, ma tanto. Quindi ragioniamo un attimo, che cosa sta succedendo? Florenzi, dopo tutto sto casino, dopo l'astio che ha comunque nei confronti dei tifosi, cioè più che astio sono i tifosi che non possono vederlo, non lo vedono come figura che può rappresentare la Roma come capitano, perché allora ragazzi diciamocela tutta, Florenzi soprattutto nelle conferenze stampa e nelle dichiarazioni cerca di assomigliare molto a De Rossi, soprattutto nelle dichiarazioni cerca di fare il filosofo, quelle frasi ad effetto già fatte, belle composte. E si vede ragazzi, io che sono pro Florenzi lo noto che è molto tirato nelle dichiarazioni, molto De Rossiano quando fa le interviste, e molti tifosi lo prendono come presa per il culo, e quindi a questo può dar fastidio. Ma io come Florenzi giocatore, come Florenzi uomo, ragazzo, non riesco a criticarlo, soprattutto come calciatore. Sto povero Cristiano che si è ridotto sempre a fare il terzino, ruolo non suo, per tappare i buchi che lasciano i terzini in merda che abbiamo sempre avuto nella nostra storia, vedi Karsdorp sempre rotto, vedi chi cazzo ne so, Piris, no vabbè non c'era ancora forse Florenzi, però questo è ragazzi, che cosa è successo? E stamattina è uscita la notizia di Florenzi all'Inter. Florenzi all'Inter perché? Perché Conte lo conosce bene, lo ha allenato agli europei e sa il valore di Florenzi. Tra l'altro anche Conte l'ha utilizzato non terzino ma esterno di centrocampo, che può essere il ruolo suo secondo me. Quindi può rientrare questa operazione nel famosissimo maxi scambio, maxi bon double phase. Che cos'è questo maxi scambio, maxi bon double phase? Zecco e Florenzi, che cazzo era un elicottero? Zecco e Florenzi all'Inter e Icardi alla Roma. Ma io vi dico, tenete, io Icardi non lo voglio, non lo voglio, io Icardi non lo voglio, ma può fare 250.000 gol, ma può una società che sta cercando di abbassare il monte ingaggi, secondo voi, provare a prendere Icardi? Certo, sarebbe un colpo ad effetto per la tifoseria, dopo tutte le cessioni, tu boom, mi prendi Icardi, ma a me non mi compri, io Icardi non lo voglio. Perché non lo voglio? Perché non... Ma scusatemi, storicamente l'Inter è una società con due palle così, storicamente, mentre la Roma storicamente è una società che si fa prendere per le palle. Questa è una metafora che ho trovato al momento. Mi spiega, ma secondo voi se Icardi è riuscito a prendere per le palle, guarda sto coglione, ma io veramente... Io non lo so. Ma secondo voi
se Icardi è riuscito a prendere per le palle una società come l'Inter, ma secondo voi Icardi cosa cazzo ci vuole a prendere per le palle una società debole come la Roma? Come fa attualmente pure? Io non la voglio, non voglio né lui né la moglie, non li voglio, può farmi 3500 gol, ma io non li voglio. Trovatemi un altro attaccante, datemi Cofani, ma io Icardi non lo voglio, stop, fine della questione. Quindi questo è quello che c'è da dire, ragazzi, sullo scambio Zeko Florenzi Icardi. Questo è quello che trapela, questo è quello che dicono almeno i giornali, non sappiamo se è realtà o finzione. Sta di fatto che io la vedo molto difficile come operazione, però potrebbe, se Pallotta magari si sveglia e dice boh, io voglio l'attaccante forte per rimpiazzare Dzeko, non lo so. Perché la cosa poi è che Icardi alla Roma non vuole venire, vuole una società che giochi la Champions. Tu mo hai fatto 4 partite in Champions, che non ne hai fatte fino ad ora, e ai 27 anni hai fatto 4 partite in Champions, mo vuoi giocare la Champions? Ma fatto che qua nel rombo frusche.